Giornata di sole, tantissima gente oggi qui per la Sagra del Torcetto. Tantissima, ma proprio tanta. Impegnativa, però sarete soddisfatti? Tantissimo, adesso non mi ripeto più, mi riprendo perché sono stanchissima. Comunque ieri sera è stato un grande successo, siamo molto felici già di ieri sera. Oggi ancora meglio, perché vedete che l'affluenza alle 12 e qualcosa è già, non sappiamo più dove metterli, quindi noi siamo felicissimi, siamo contenti di questa affluenza, vuol dire che la pubblicità è servita, anche la vostra naturalmente. E cosa dire, oggi pomeriggio sarà ancora, credo, migliore, il tempo ci assiste, il sole mi sta baciando, quindi più di questo cosa vogliamo? Questa 34esima sagra che sia il meglio ancora di quello che abbiamo passato. Infatti sono moltissime le Proloco presenti e sono tutte assaltate da code lunghissime. Sì, anche la nostra, avete visto, quest'anno abbiamo optato solo per gli agnolotti e speriamo che vada tutto bene, e quindi le altre Proloco, come avevo già detto prima, sono tantissime. Abbiamo quella di Trausella, abbiamo quella di Fiorano, abbiamo quella di Brandizzo, abbiamo quella di Sammone, abbiamo quella di Bairo, di Torre, una new entry di quest'anno che siamo felici che abbia partecipato, abbiamo quella di Cucciolo, Ruelio, che me lo sono dimenticato l'altro giorno, e Brandizzo, che... e poi abbiamo tanti banchetti, tante persone sotto i portici che potranno deliziarvi con i loro prodotti, e specialmente abbiamo il re Torcetto. Orgoglio per l'amministrazione di Aglie, oggi tantissima gente qui alla Sagra del Torcetto. Sì, assolutamente, una bellissima edizione, quella della 34esima edizione della Sagra del Torcetto. Un grande ringraziamento alla Proloco di Aglie, che per ben 34 anni ha portato avanti questa manifestazione, facendola crescere e facendola diventare una delle manifestazioni più belle, più conosciute e più longeve organizzate sul territorio comunale di Aglie. Quest'anno un'edizione particolare, anche perché questa sagra sta concorrendo a diventare sagra di qualità come riconoscimento a livello nazionale, e quindi insomma gli ingredienti ci sono tutti, la gente non manca, speriamo di continuare così anche nel resto della giornata, ma diciamo che da come è iniziata promette molto bene. Up to my knees, ooh, wade in the water when I please.